Buongiorno, si accomodi. Allora, anzi, rimanga un secondo in piedi, perché in piedi deve leggere la forma con cui si impegna a dire la verità. Sì. Qui? Sì. No, se, non c'è bisogno del microfono, non deve farle con... Si accomodi, grazie. Lei è la signora De Vivo Eleonora. Parlando al microfono, rispondo alle domande che le faranno le parti, cominciando dal pubblico. Questo perché lei potrebbe dare per scontato di avere già risposto. Lei conosce Silvio Berlusconi? Sì. Quando l'ha conosciuto? È a Napoli, molto tempo fa, non ricordo precisamente quando, a un comizio. A un comizio. E poi ha avuto modo di frequentarlo? Sì, frequentarlo, nel senso sono stata ospite, diciamo, ad alcune scene lì ad Alcore. Ad Alcore. Quando l'ha conosciuta, ha detto molto tempo fa? 3-4 anni fa. Nel corso dell'anno 2010 lei ha frequentato Silvio Berlusconi in Arcore? Sì, penso di sì, perché comunque già lo conoscevo, quindi credo di sì. Più o meno può essere il periodo in cui ho frequentato casa, scene, eccetera. Senta, prima di arrivare alle scene, alle frequentazioni con l'onorevole Berlusconi, lei dispone di un immobile a Milano? Lei no. E sua sorella? No, io no. Sua sorella? Lo chiede a mia sorella, comunque signora Eleonora, lei è sempre stata molto gentile, non mi risponda così. Lei ha una, sua sorella ha una casa in via Oggettina 65. Lei già gliel'ho detto la volta scorsa. Ma io gliel'ho già detto, il tribunale è diverso e quindi dobbiamo... Perfetto, comunque sì. Perfetto, allora in via lei è stata la sua sorella a casa? Certo. Oh, perfetto. Lei sa chi pagava il canone di locazione di quella casa? No, non lo so, però non so, non credo che lo paghi lei. Ecco, però signora, siccome siete sorelle, fra l'altro anche gemelle, sua sorella le ha mai detto chi pagava il canone di locazione? No, non mi ha mai detto che lo pagava o che non lo pagava, non ne abbiamo mai parlato. Non ne avete mai parlato? No. No. Lei conosce il ragioniere Spinelli? Sì. Ha avuto dei contatti diretti con Spinelli? Sì, qualche volta sì. Le ha mai dato dei soldi il ragioniere Spinelli? Sì. A che titolo? Nel senso, sono stata mandata dal presidente o qualche volta ho avuto qualche aiuto dal ragioniere Spinelli. Ma il ragioniere Spinelli non gli dava soldi in proprio, erano soldi del presidente? Certo, certo. Ah, perfetto, benissimo. E quindi non le risulta che la casa di via Oggettina la pagasse Berlusconi? Lei lo esclude? No, non lo escludo, ma non le so dire, perché casa non è mia, quindi non ne posso rispondere. Benissimo, glielo chiederemo alla sorellina. Sì. Senta, lei ha partecipato a numerose serate a casa di Berlusconi? Numerose è un po' troppo, però abbastanza. Abbastanza. E, anche in altre residenze oltre Arcore? Lei è stata a Roma, per esempio? Sì, qualche volta sì. C'era Giampaolo Tarantini a casa di Berlusconi? No, mai. Lei non conosce Giampaolo Tarantini? No. E altre ragazze che frequentavano la villa di Arcore a Roma, le ha viste? No, non mi è capitato di vederle. Senta, lei conosce il dottor Fede, Emilio Fede, ex direttore del TG4? Sì. Lo ha visto a casa di Berlusconi ad Arcore? Sì. Nel corso delle serate? Sì. Una o più volte? Più volte. E anche l'Ele Mora? Sì, molto meno spesso. Ma lei ha avuto rapporti di lavoro con l'Ele Mora? Ero nella sua agenzia, ma ho lavorato poco, cioè mai personalmente con lui, con i suoi collaboratori che ci mandavano a fare sfilate, serate. Perfetto. E quindi vi siete reincontrati ad Arcore casualmente? Sì. Cioè non fu Mora a portarla ad Arcore? Assolutamente no. Lei ha già detto che aveva conosciuto Berlusconi per ragioni politiche, corretto? Sì. E Mora non l'avevo mai conosciuto, non lo conoscevo ancora. Bene. L'ho conosciuto molto dopo. Senta, mi può dire chi sono le frequentatrici abituali, se ci sono delle feste, delle scene dell'onorevole Berlusconi? Sì, ho visto spesso, ho già detto la volta scorsa, va bene, sono tante, ricordo pochi nomi. Ho detto una cosa che magari... Esatto. No, dobbiamo ripeterlo. Sì, non c'è problema, la Barbara Fagioli, la Nicola... A meno che non ci sia un accordo generale, tutto, il tribunale... Ovviamente ringrazia, promette di valutare molto bene questa cosa. Noi rimaniamo fermi all'impostazione iniziale che i due processi sono stati. No, però. No, vabbè, io ci provo tutte le volte. Almeno dovete premiare la mia costanza. Prego, vado avanti. Sì. Sarà detto così all'inizio. No, no, vado avanti.
non io, potete sapere che non io, perché per quanto mi riguarda, va bene, andiamo avanti. Ah sì, mi perdoni, non sono abituata. Stavamo dicendo, sì. La Barbara Fagioli, la Nicola, Aris, la Maristel, la Maristel Annina, Ioana Visan detta, esatto. Annina, più o meno qui. Aris Leira Espinosa detta, esatto, Aris, la conosce? Sì. Eh? Lisandra Barizonte intesa Lisa. Sì, la conosco. La conosce, poi altre. Queste sono quelle che più o meno vedevo più quindi spesso. Nicole Minetti anche, esatto, Barbara, sì. Fagioli. Sì, l'ho detto. Barbara Guerra. Sì, qualche volta l'ho vista. Iris Berardi. Anche. Senta signora, lei sa se qualcuna delle ragazze che ho menzionato, delle giovani donne che ho menzionato, abitavano anch'esse a via Olgettina numero 65? Sì, la Iris, la Barbara Guerra. Sì. La Nina. Sì. La Maristel, la Aris, queste che ho menzionato. Ecco, è una pura casualità imperscrutabile oppure c'è una ragione per cui le ragazze che frequentavano le feste dell'onorevole Berlusconi avevano tutte casa via Olgettina 65? No, questo non glielo so dire se è una casualità o c'è una ragione. Davvero? Sì, davvero. Lei sa se la signora Minetti si interessava della gestione delle case? Sì, mi pare di sì. Le pare perché lo sa? No, perché, sentiva con mia sorella al telefono, parlavano di casa, di case, quindi per questo le posso dire, mi pare di sì. Benissimo, lei ha avuto dei cambi di casa, lei e la sua sorellina, ha avuto dei cambi di casa, no, di via Olgettina? No, l'ambito di via Olgettina ovviamente. Certo. Cambiare casa, no, non mi risulta, no. Nel senso se mia sorella ha cambiato casa. Sì, è andata da un appartamento all'altro sempre dello stabilimento. No. Ovvero c'era una volontà di farvi cambiare casa? Forse mia sorella voleva cambiare casa, però se non sbaglio poi non l'ha più cambiata, quindi la risposta no, non l'ha mai cambiata. Va bene. Senta, lei ha mai ricevuto soldi in contanti in una busta in esito alle serate cui ha partecipato a casa dell'onorevole Berlusconi? No, assolutamente no, dal presidente mai, solo dal dottor Spinelli. Ragionia Spinelli. Sì, scusate. Quindi la Ragionia Spinelli ha avuto soldi, ma non mai direttamente da Silvio Berlusconi. Non mi è mai capitato. In esito alle serate. Mai. Sua sorella le risulta che invece abbia avuto delle buste? No, nemmeno lei. Altre ragazze che hanno partecipato alle serate, lo sa? Non ne ho mai sentito parlare, nemmeno voci di corridoio, sinceramente. Nemmeno voci di corridoio. Sa che lei è mai rimasta a dormire ad Arcore? Sì. E c'è una ragione specifica? Perché non avevo casa a Milano, non essendo di Milano, e mi capitava di dormire. Ma non c'era via Olgettina 65? No, sto parlando di molto tempo fa. Molto tempo fa. Quindi mi è capitato di dormire là e poi il mattino andavo via. E mattina andava via. Senta signora, lei ha partecipato, ha detto, ad alcune serate, no? Sì. Come si svolgevano queste serate? Poi le farò delle domande su delle serate specifiche. Cenavamo, facciamo una sorta di aperitivo, poi cenavamo, poi si chiacchierava, si ballava, si raccontavano barzellette, episodi attuali, non attuali, si parlava del più, del meno, questo è quanto. E quindi una discussione sì, conviviale, a cena, esatto. Presente il presidente Berlusconi. Sì. Magari a volte si spostava, rimanevamo da sole, ecco, tra ragazze. In questa fase della serata, la cena, lei ha mai visto o ha partecipato a momenti in cui le ragazze, ivi compresa lei, eventualmente si spogliavano, si alzavano le gonne e venivano a contatto fisico col presidente o con Emilio Fede? No, assolutamente, non ho mai visto né con il presidente né con Emilio Fede né con l'Elemora, assolutamente no. No, benissimo. E c'era anche una fase in discoteca? Sì. La serata? Sì. Cioè che dopo andavamo a ballare, cioè ballavamo all'interno della villa, no? All'Hollywood, all'interno della villa. Sì. E questa discoteca aveva un nome, veniva chiamata, appellata in un certo modo? No, assolutamente. Cioè, il nome che forse si riferisce lei è la questione Barzelletta, e poi è stato, credo, che sia stata associata a Barzelletta, Bunga Bunga, roba quindi del genere. Quindi Bunga Bunga è una Barzelletta. Non è che la discoteca si chiamava Bunga Bunga, no. Benissimo, la discoteca o l'attività che si svolgeva una in discoteca? Una delle due cose alle quali hanno riferito, hanno associato sto nome, era una barzelletta, ma non era il nome né della discoteca né dell'eventuale attività. Benissimo. E all'interno della discoteca lei ha mai visto balletti, balli erotici con spogliarelli e o toccamenti tra le ospiti femmine, donne,
le Berlusconi e Fede. Dove per Spogliarelli si intende non integrale, esatto. Anche non integrale. Seminude, no. Vale a dire biancheria intima. Ah, ho capito. No. Berlusconi non l'ho mai visto ballare in vita mia. Io le ho fatto una domanda diversa: se lei aveva visto spogliarelli totali o parziali con denudamenti totali o parziali, ovvero avvicinamenti corporei, ovviamente non il bacino sulla guancia, mani sul seno, nelle parti intime, le ha viste queste cose? Tra ragazze, che facevano spettacoli spogliarello anche no, ragazzi che ballavano insieme, però mai senza toccarsi o denudarsi, cioè che si ballava insieme, ma come in qualsiasi altro contesto che può essere una discoteca, okay, una festa, assolutamente sì, perché pure io quando vado a ballare in discoteca ballo con una mia amica, ma ciò non vuol dire toccarsi o denudarsi. Okay. Allora signora, dalle risultanze investigative acquisite da questo ufficio, sì, lei risulterebbe avere partecipato insieme ad altre persone, tra cui sua sorella, mm-hmm, alla cena del 19 settembre 2010 a mm-hmm casa di Silvio Berlusconi, mm-hmm, se la ricorda? Non ricordo la data, però, ma se c'è scritto sì. No signora, se c'è scritto io ora le dico i nomi. Barizonte, Lisne, intesa Lisa, sono le presenti: Berardi, Iris, Cipriani, D'Altorio, Francesca, De Vivo, Eleonora, De Vivo, Concetta, mm-hmm, intesa Imma, Espinosa, Risley, da dettari, Sfagioli, Barbara, Fico, Raffaella, Garcia, Polanco, Maria, Ester, Gonzales, Pablo, Diana, Altagracia, Guerra, Barbara, Leone, Ludovica, Lord, Miriam, Minetti, Nicole, Morali, Elena, Nigro, Roberta, Rigato, Giovanna, Scorchina, Raissa, intesa Rais, Toti, Elisa, Tumini, Melania, Visan, Ioana, Yushak, Marianna. In più gli uomini sarebbero stati il dottor Emilio Fede, il dottor Puricelli, il dottor Carlo Rossella e Silvio Berlusconi. Se la ricorda adesso la serata in cui c'era, sì, Rossella? Sì, sì, forse sì. Se lo ricorda Rossella? Sì, c'è stato forse in più serate, quindi sì. Ah, più serate, perfetto. Ma questa serata, adesso che gli ho detto i partecipanti, sì, se la ricorda? Sì. E la signora Tumini, se la ricorda? Non la conosco, chi è Tumini? Un'amica di Nicole Minetti. Non la conosco. Allora, le faccio rilevare, signora, che la signora Tumini, sentita come testimone, mm-hmm, adesso dirò tutto, quindi anticipo. Sì, no, vabbè, lo diamo per scontato. No, vabbè, per correttezza le dico, ha reso una deposizione. Ma glielo dico io, lo faccio prima, perché poi lui è molto cortese. Allora, signora, alcuni testi hanno detto alcune cose, mm-hmm, in questo processo, altre cose diverse. La signora Tumini ha detto le cose che le dirà il pubblico ministero, altre ha detto tutto il contrario. Ok? Ciò premesso. Possiamo citare, per così, Presidente, anche con una correttezza espositiva nei confronti di un testimone che nulla sa di quello che è successo in quest'aula, possiamo dire che gli altri due testimoni che riferiscono solo i nomi e i cognomi, anche di no? Due, cioè, per la verità. Sì, ho cercato io di abbreviare un po', Comunque la signora Tumini Melania ha descritto quella serata come suddivisa in due fasi: a cena, a un certo punto sarebbero partiti dei caroselli, dei trini con ragazze che si alzavano la gonna, mostravano il fondo schiena, i seni e anche dei momenti di contatto col presidente e con Emilio Fede. La serata in discoteca sarebbe proseguita nel medesimo tenore: spogliarelli totali e parziali, tra cui quello della signora Minetti travestita, mi sembra, da uomo, e anche toccamenti. La signora Risleva Espinosa ed altri testimoni, tra cui la signora Toti Elisa, hanno dato una versione. La signora Polanco, perfetto, ecco, esattamente, la signora Polanco, hanno dato una versione diversa. Potrei aggiungere, ci sono delle intercettazioni, ma lasciamo stare. Io le domando, come fu il tenore della serata? Lei ricorda questi fatti, signora? No, assolutamente. Quelli descritti dalla Tumini, intendo. Che tra l'altro non conosco, e ha descritto che c'erano toccamenti, cose. Spogliarelli totali e parziali. Ma per non ricordarli, perché non sono mai avvenuti, almeno in mia presenza, ma credo nemmeno a presenza di altri, per non ricordarli, altrimenti una roba del genere la ricorderei. Benissimo, quindi lei dice questi fatti non sono avvenuti. No. Perfetto, sì, accoda ad altre testimonianze. Bene, allora, con riferimento, signora, invece al discorso della gestione delle case, mm-hmm,
e al suo livello di consapevolezza di come avvenivano le cose, le faccio rilevare un'intercettazione tra le tantissime, quindi sarò molto sintetico. È la 274 tra lei e sua sorella, sì. E siamo al 23 settembre 2010. Leggerla tutta, francamente. Comunque, a un certo punto lei Imma le dice: e non c'è bisogno, comunque ho telefonato già a Nicole, ovviamente senza far sapere che io sapevo niente, ma lei mi è sembrato. Comunque il punto è questo, guardi, quando lei dice Imma, e io comunque ho fatto, penso, ho messo proprio i puntini sulle i con Nicole, ho detto no perché gli ho fatto l'esempio della casa che tra virgolette ho perso, che si è presa la Aris. No, la Maris. La Maris, qui c'è scritto l'Aris, forse ho letto male. E poi, di nuovo dice, sempre Imma, signora, parlando con lei, ma ha detto Nicole, non ti preoccupare, la casa è tua Imma. Mi ha telefonato pure il tipo, gli sono arrivati i documenti e già lo sapevo perché mi ero accertata con lui di questo, la caparra tutto a posto, gli ho detto che le bollette devono arrivare sulla mia email, in modo tale che facciamo tutto insieme, quindi non ti preoccupare. Se la ricorda la conversazione? Sì, 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 ne abbiamo parlato prima, questione casa, che doveva quindi cambiare casa e poi non l'ha più cambiata. Quindi c'era questo ruolo della Minetti nel cambio di casa, sì, nella gestione delle bollette. Sì, ma gli ho detto che mia sorella sentiva la Nicola al telefono e si accordavano riguardo alla casa. Queste sono cose di sapute che so, sono nelle intercettazioni, bene, quindi signora, le posso dare conferma. Altro di cosa si dicevano, di cosa faccio, chiede a lei qui fuori. Senta, le risulta che le ragazze o alcune delle stesse che si fermavano eventualmente a dormire a casa di Silvio Berlusconi svolgessero atti sessuali dietro pagamento di corrispettivo in denaro? No, assolutamente no. Grazie, non ho altre domande. Parti civili? Buonasera signora, avvocato Castrale. Vabbè, non... Allora facciamo così. L'importante è che si riesca a sentire, trovi una posizione, si tenga il microfono, l'importante è che si riesca a sentire e a registrare. Okay. Buonasera, avvocato Castrale, difesa danese. Lei sa come veniva amichevolmente chiamato il presidente Berlusconi? No. Il termine papi l'ha mai sentito? Sì. Allora, e a chi si riferiva? No, ho sentito questo termine papi perché hanno fatto libri, hanno, ne hanno parlato le riferito televisioni. Riferito a chi? Ma lei ha sentito dopo? Sì, 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 dopo. Riferito da quanto so dopo i giornali, dopo libri usciti da... La sua sorella l'ha mai sentito? Lo devi chiedere a mia sorella. No, lei! Ah, da mia sorella! Ha mai sentito dire, riferendosi con il termine papi? No, no, no. L'intervento della dottoressa Minetti per quanto riguarda la casa di Via Olgiattina, alla fine, se non vado errato, l'ha ammesso con il pubblico ministero. Cioè, la dottoressa Minetti... Funziona questa domanda. Faccia la domanda. Diventa le domande suggestive, vale lo stesso. Ho già detto che non va bene così. Vabbè, allora la domanda... Vado diretto alla domanda. Lei sa se sua sorella si fosse o avesse avuto intenzione di rivolgersi... L'opposizione ha già risposto su la questa domanda. La faccia finire? Rivolgersi a chiunque, faccia finire. Si era rivolta o volesse rivolgersi a Berlusconi per il problema della casa? Se mia sorella avesse avuto... Intenzione di rivolgersi? Non lo so. Non lo so. Allora le contesto, le leggo. Sì. Un'intercettazione del 25 settembre del 2010, la 602, alle ore 17:38. Mm-hmm. È trascritta questa... Sì, può dare lettura. No, se è trascritta, no. È trascritta, non me lo ricordo. Se l'ha tirata fuori dagli atti del dibattimento, non è trascritta tutta. Sì, per questo chiedevo. Non so, pubblico ministero, di solito le sa tutta. È del 25 settembre del 2010. Sarà scritta. È trascritta. No, controllo per correre. Controlli, grazie. C'era più di uno lo stesso giorno. Con chi, fra chi è? Fra Imma De Vivo e Eleonora De Vivo. Progressivo 602. Ecco qua. Senta, la legga trascritta, se vuoi. Sì, sì. Però, la prossima volta me li porto dietro l'elenco di quelle trascritte. Oh,
progressivo 602-25-9-2010 alle ore 17.38 e 47 secondi, De Vivo Concetta, De Vivo Leonora. Allora, in questa telefonata... Allora, adesso facciamo fare la domanda. Grazie. In questa telefonata, le due sorelle, la Imma, dice alla signora Eleonora che ha chiamato, ha avuto un colloquio con Nicole. E a un certo punto dice di aver detto a Nicole di stare attenta perché parlerà di questa questione della casa direttamente con Papi. Ah, quindi l'ha chiamato Papi? Non mi risulta. No, chiedevo, appunto, per quello che ho chiesto. Posso ricordare. E continua dicendo che Nicole, lei si è informata perché la Maristel magari ha pensato: io mo vado nella casa più grande, così oggi o domani che quello crepa, io ho la casa più bella, più grande. Ma non ho capito che, e lì interviene lei, ma non è così, perché quando succederà andiamo tutti fuori dalle palle. Io così ho detto? Sì. È la verità. Qual è la domanda? Appunto, no, dato che io prima le avevo già fatto la domanda, le ho contestate. Ah, cioè... la cosa di Papi mi aveva chiesto, certo. Non ricordavo che magari qualche volta l'avessi chiamato Papi. Aspetti un attimo, qual è la domanda? Se permette, è un gioco delle parti. No, non avevo capito qual era la domanda. Allora, avvocato, si è buona... Anche qual è la contestazione? Non avevo capito quale fosse la domanda. La contestazione... Posso, sì. Presidente? Certo, avvocato. Sì. Allora, la domanda era prima sul Papi. Ah, e la Papi seconda, abbiamo risposto. La seconda era sull'intervento per quanto riguarda il problema della casa, se sua sorella, se fosse stata a conoscenza, che sua sorella si sarebbe anche rivolta al Presidente Berlusconi. Allora, siccome lei ha detto, rispondendo prima alla domanda, aveva negato sia di aver sentito il... dire l'appellativo, il soprannome, eccetera, sia di sapere che sua sorella aveva detto che si sarebbe rivolta a, nel caso fosse andata in un porto, esatto, in porto la cosa della casa, al suddetto Papi, lei aveva detto non lo so, assolutamente. Lei si legge una telefonata intercorsa tra lei e sua sorella, sì, in cui sembrerebbe che la cosa sia in questi termini. Sì. Sentita questa telefonata, le si chiede ovviamente di dirci se alla luce di questa cosa lei... Se so se poi magari mia sorella... Soprattutto si ricorda questa telefonata. No, adesso ascoltandola, sì, non ricordo tutti questi termini fuori dalle scatole, vabbè poi una questi telefonata... Questi però sono meno, come dire, rilevanti, perché la domanda e la parte civile la focalizzate in altri due elementi. Sì. Quindi l'intervento diretto del Presidente del Consiglio, che sarebbe stato sollecitato, sua sorella diceva di volersi rivolgere, sì, aspetti... E il fatto che appunto veniva indicato a sua sorella con questo nome. Allora, la telefonata la ricorda, sì. Il contenuto è quello, sì. Rispetto alle risposte che ha dato prima, che non sapeva né l'una né l'altra cosa, la lettura di questa telefonata in qualche modo... Sì, la questione nome Papi, magari me l'avrà detto al telefono per non dire magari Silvio Berlusconi, ma l'ho dimenticato, ma non è che sta lì la cosa. Okay. La questione che magari ne avrebbe parlato con lui, magari poi non l'ha fatto, non lo so, magari gli ha parlato anche. No, ma... gliel'ha detto sì, che... Sì, adesso della telefonata ricordo. Se lo ricorda, sì. Ok. Grazie. Ancora una domanda. Lei ha preso mai dei soldi dall'onorevole Berlusconi? No. Ha già detto di no. Ha detto di no. Allora, sempre a tal proposito, contesto sempre la solita telefonata, la 638, la 602 del 25 settembre 2010, dove... Eleonora, gli ho contestato prima la prima parte, parlate della casa, che lui è vecchio, potrebbe morire, non sta bene. Eleonora dice: brava, pure secondo me, amore, guarda, io le cose me le sento, l'ho visto un po' out, Imma, l'ho visto un po' ingrassato, capito, imbruttito, capito, che di solito lui, Eleonora, sta più in forma di solito, fino all'anno scorso stava più in forma, adesso sta proprio più in là che in qua. Imma, negli ultimi tempi, Eleonora, lo so, ma appunto per questo è diventato pure brutto, deve solo sganciare, Imma, deve solo sganciare, brava,
Speriamo che poi il compleanno sia generoso. Questo sganciare a cosa si riferisce? Sì, ma sganciare perché nel senso che lui ci aiutava, però ripeto, mai personalmente, ci metteva a disposizione il ragioniere e diceva che qualsiasi cosa avessimo avuto bisogno, magari anche di un dentista, di un dottore, potevamo fare riferimento a lui. Quindi ragioniere. Però sono considerazioni che si fanno così come pur parler, ma lei da anche ragioniere... dire brutto, bello, cattivo, buono, è un pur parler telefonico, certo. Non sono cose... No, ma sicuramente, scusi. Ma... Il punto non è quello. Ecco. Allora, i soldi, sì. Sganciare sono dal tenore della telefonata, parrebbe che vi riferite a dei soldi. Sì, soldi. Sì, sì. Ok? Lei ci ha detto non abbiamo ricevuto qualche aiuto. Mai personalmente, ma mai personalmente, sì. Adesso deve sganciare, dice nella telefonata. Sì, perché i soldi del ragionier Spinelli sono del presidente, non sono del ragioniere, quindi deve sganciare, sempre riferito a lui, ma non perché lo faccia lui personalmente. Poi ripeto, in una telefonata non, scusi, è che quindi lo sganciare si riferisce a Spinelli? Mi riferisco in quel momento al presidente, però ecco. Non, poiché non l'ha mai fatto lui personalmente, ci ha mandato sempre dal ragioniere Spinelli. Sì, nella telefonata dico deve solo sganciare perché i soldi sono suoi, non sono del ragioniere Spinelli. Per vabbè. Questo che dico deve solo sganciare lui, il presidente. Certo, certo. Che sì, ma non perché lui l'abbia fatto me personalmente, anche perché se l'avesse fatto lo direi, cioè invece di darmele il ragioniere Spinelli me l'ha dato il presidente. Però nella telefonata era dire... Cioè i soldi del ragioniere Spinelli sono del presidente, non sono del ragioniere. Sì, quindi sganciare, nella telefonata intende che il presidente deve sganciare. In realtà materialmente chi le consegna i soldi è il ragioniere Spinelli. Sì. Ma questi soldi che il ragioniere Spinelli le consegna sono soldi di proprietà del ragioniere? Non credo. No, ha già detto che erano, va bene. Non credo. Una sollecitazione. E poi è andata alla festa di compleanno. Di chi? Del presidente? Non ricordo, esatto. Magari un paio di giorni prima, un paio di giorni dopo, forse non proprio il giorno esatto del compleanno. Va bene, la ringrazio. Prego. Avvocato De Domenico per i Manfadille. Conosci i Manfadille? No. No. Lei ha mai partecipato fine agosto a una serata ad Arcore? Di solito, come dicevo prima, non ricordo bene le date, però perché ho partecipato a più serate, magari sarà capitato anche il 10 agosto, non lo so. 10 agosto. No, fine agosto. Fine agosto. Magari sì. Una serata dove era presente Maria Rosaria Rossi. È capitato di vederla, sì, però ripeto, non so se quella serata. Insieme, allora, magari insieme a Puricelli, una serata, Maria Rosaria Rossi, Giorgio Puricelli... C'era? Sì, cioè qualche volta c'era, adesso non ricordo se stavano insieme, sì, però sì, li ho visti entrambi. E in quella serata si ricorda se per caso c'era anche Iris Berardi? No, c'era quasi sempre, quindi non ricordo precisamente se quella sera c'era o meno. Ecco, e quella serata dove c'era Maria Rosaria Rossi e Giorgio Puricelli, si ricorda il tenore della serata? La solita serata. Cioè? Ce la spieghi. Cioè cena, cioè poi mangi, bevi, cioè poi e balletti? Cosa? Balletti? Dopo in discoteca, sì, tra ragazze, sì, ma cena no, non ho mai visto che è una cena, uno si alza. E ha mai visto fare un balletto Maria Rosaria Rossi? Assolutamente non l'ho sempre vista una persona molto... Ok. Va bene. No, composta, non mi hai visto ballare mai. È molto okay, composta. Basta, grazie. Prego. Domande? Prego. Si ricorda quando ha conosciuto la signora Minetti? Pasquale Pantano per la signora Minetti, evidentemente. Precisamente no, però l'ho conosciuta comunque a qualche cena, tra l'altro è una mia conoscente, non è una mia amica, però l'ho conosciuta. Abbiamo scambiato due chiacchiere, due parole, ma non siamo... Lei da quando frequentava le cene, queste cene di Arcole? Due anni. Sono sempre 2000... molto vaga perché non ricordo bene quando? Le date, però siamo state parecchie cene, nel magari 2012, a distanza di mesi, quindi... Lei l'ha conosciuto nel 2008? Il la Nicole? Il presidente. Ah sì, più o meno sì. Ricorda se alle cene del 2008, se ci sono state cene del 2008, era presente la signora Minetti? No.
Mai vista. Ricorda se successivamente quando l'ha vista? L'ha conosciuta a una cena o mi sbaglio? Sì, sì, a una cena, sì. Si ricorda più o meno a quanto tempo di distanza? Ma tipo un mese, Nicole, un l'ho conosciuta 2 anni fa. Quindi 2010? Sì, l'ho intravista a qualche cena 2 anni fa, ma non prima. Mai vista in vita mia. Quindi alle cene a cui aveva partecipato lei prima non l'aveva mai, no, non la conoscevo. Non ho altre domande. Senta, io volevo chiederle una cosa. Sì. Sono stati prodotti in atti, delle atti degli esiti di alcune indagini integrative della Procura, da cui risulta che dopo l'esercizio dell'azione penale, eccetera, eccetera, lei, se vuole parlarne lei, vuole fare domande lei? Che si era dimenticato, nonostante l'età, io mi ricordo. Allora, risulta che lei, dopo che era stata anche esercitata l'azione penale, quindi, ha ricevuto, lei intendo suo padre, ecco, dei bonifici per somme significative, consistenti, sì, da parte del presidente, sì, Berlusconi. Ci spiega come mai? Sì, era una cortesia, un piacere che avevo chiesto io al presidente per rilevare un'attività. Volevo aprire un'attività, un parrucchiere, che poi tra l'altro non ne ho fatto ancora nulla perché ho perso l'occasione e il presidente mi aiutò. Questo. E dov'era questo esercizio? Era a Napoli, dove l'ho perso, era nei pressi di via Manzoni, era, cioè? Si doveva cedere un negozio e poi negozio? L'hanno preso. Prima non mi ricordo cosa c'era, profumeria, calzedonia, roba del genere, poi diciamo non sono arrivata in tempo e hanno preso il negozio prima. Un esercizio in via Manzoni dove? Avrei voluto. Che numero civico? Precisamente non ricordo il numero civico, però via Manzoni è zona altri parti. Guardi, sono di Napoli, quindi se me lo descrive so benissimo. Sì, dove allora si trova. C'è un negozio che si chiama Jenny De Lucia, è un parrucchiere. A fianco si cedeva questo negozio e io volevo aprire tipo cabina estetica, volevo fare un tipo cabina estetica, qualcosa che riguardasse anche il negozio accanto, o comunque fare un parrucchiere sempre. Era un sogno, non l'ho fatto. Ma aveva avuto delle trattative con qualcuno per questa cosa? No, avevo saputo di questa cosa, poi... Come l'aveva saputo? Accanto c'è questo parrucchiere dove vado io. Quindi lei l'aveva saputo dal titolare del negozio accanto. Poi tra l'altro l'hanno preso, c'è una calzedonia, calzeria, roba del genere. E quindi prima, come dire, di verificare la reale disponibilità di questa cosa, le ha chiesto di anticipata. Sì, perché poi avrei comunque voluto trattare, informarmi meglio sulla situazione, però sono stata anticipata. Ho capito, ma avevo un'idea di quanto doveva costare questa attività? No, questo mio amico parrucchiere mi aveva detto così, una cifra irrisoria, intorno ai 30-40 mila euro, certo. Però precisamente non lo so poi come... In quanto l'hanno ceduto alla fine. Ho capito. E lei quanto ha chiesto? 40. 40.000 euro. Voleva integrare? Sì. Lei o sua sorella adesso riceverete degli emolumenti, degli aiuti dall'onorevole Berlusconi? Sì, sì, 2.500 euro al mese. Ciascuna? Sì. Quindi 5.000 euro al mese. Sì. E a quale titolo? Perché dopo questa situazione, scandalo, giornale, eccetera, non abbiamo più avuto modo di lavorare in televisione, dove prima comunque lavoravamo, ospitate, sfilate, serate, e da allora out. Anche a Mediaset out? Dappertutto out. Anche a Mediaset. Senta, e i soldi, cui accennava prima lei rispondendo alle domande del signor Presidente, su quale conto corrente sono pervenuti? Su quello del mio papà. E perché? È perché all'epoca non avevo a memoria codici eccetera, avevo comunque una carta in borsa che era codice IBAN del mio papà e via di quello. Poi anche nella cosa scandalo eccetera, onde evitare gossip, dicerie eccetera eccetera eccetera, anche se da nulla è servito, pensai bene di farlo. E neanche Imma aveva un conto corrente, cioè sia lei che Imma non avevate conto corrente. No, era un titolare di conto corrente. Sì, sì, bene. Sì, ma io non però non nel momento in cui lei ha fatto la richiesta, che ritengo sia stata verbale a questo punto, sì,
perché sennò avrebbe avuto modo di ricopiare il suo codice IBAN. No, ma io volevo evitare proprio gossip, cose, perché uscivano telefonate, intercettazioni, cose. Volevo evitare. Allora si è fatto fare il bonifico sul conto del papà. Questo è il motivo. Ho capito. Senta, lei ha conosciuto il Maruga Karima Rete Aruba? Mai. E sua sorella le risulta che l'abbia mai vista? Mai, mai, mai conosciuto. Non l'ha mai vista. Bene, grazie. Va bene. Facciamo tornare? Sì, grazie. Allora. Si deve fare un'altra gita a Milano il 23 di 23 ricordo bene, sì, 23, sì, io non mi rifiuto talmente tanto che mi dimentico la data, va bene, 23 novembre, certo. Magari la facciamo venire più tardi visto che viene da Napoli, sì, grazie, alle 11 ce la fa? Perfetto, sì. Perfetto, allora ci vediamo il 23 novembre per il controesame da parte del difensore e del dottor Pedro. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.